Una guerra mondiale imminente sarà l'ultima se non riusciremo a fermarla, lo ha detto oggi a Pescara l'onorevole Giulietto Chiesa, già deputato europeo, giornalista e scrittore, il quale ha dato il via alla nuova iniziativa Incontriamo le idee, organizzata dall'Associazione Culturale Ambasciatori della Fame. Il presidente onorario dell'associazione, Geremia Mancini, storico esponente della destra abruzzese, già leader del sindacato UGL. L'onorevole Chiesa sta girando l'Italia per informare tutti su quanto sta accadendo nel panorama internazionale. Per oltre 20 anni ha svolto la sua attività giornalistica come corrispondente dalla Russia per l'Unità, la Stampa, Mediaset e Rai. Si può scongiurare una guerra? Sì, si può, ma più passa il tempo, più le probabilità diminuiscono, perché il corso preso dagli eventi è un corso catastrofico, perché la situazione economica non si recupera. Noi andiamo di fronte a una serie di crisi, una dietro l'altra, che sono crisi economica, crisi finanziaria, innanzitutto in primo luogo, e in secondo luogo abbiamo dei fronti aperti dove l'Occidente intero ha deciso di attaccare la Russia. Questa è la mia interpretazione. L'Occidente presenta la Russia come un paese aggressivo, ma non è esattamente così. La Russia non sta attaccando nessuno, sta nei suoi confini, si può dimostrare facilmente. La ragione è chiedersi come mai l'Occidente vuole far fuori la Russia, vuole sconfiggere, vuole cancellare Putin. L'obiettivo che hanno è questo. E secondo me ce l'hanno perché dietro la Russia c'è la Cina, e la Cina è 1,3 miliardi di persone e non è riconducibile al modello occidentale. La Cina non ripeterà l'Occidente, sarà un'altra cosa. Molto presto la Cina sarà il primo paese del mondo in termini di produzione, di potenza anche finanziaria, e quindi in una situazione del genere l'alternativa diventa molto semplice: o noi facciamo un patto con la Cina e con la Russia, ci sediamo intorno a un tavolo e cominciamo a parlare su come si dividono equamente le risorse del mondo, o l'alternativa è distruggerli. Ma anche uscire dalla NATO, auspica l'onorevole Chiesa.